Ciao bambini e bambine e a tutti gli amici e amiche di ascolto. Nel video di oggi leggeremo il libro Che verso fai? Benvenuti sul canale Le storie per i bimbi, dove ogni settimana viene pubblicato il video della lettura di un nuovo libro. Se vuoi ascoltare nuove storie ogni settimana, prendere ispirazione per delle nuove letture, oppure scoprire il contenuto del libro prima dell'acquisto, clicca sul pulsante iscriviti e lo faremo insieme. Ma ora non perdiamo altro tempo e passiamo subito alla lettura del libro. Buon ascolto! Che verso fai? Chiù chiù! Che verso fai? Ho chiesto a una civetta in una notte di calma perfetta. Lei stava lì, sul tetto, tutta sola, lisciandosi le penne, civettuola. Poi, sbattendo le ali da lassù, sai cosa mi ha risposto? Chiù, chiù, chiù. Che verso fai? Ha domandato a un topo che è passato di qui subito dopo. Squit, squit, mi ha fatto lui tutto contento. Poi è corso via, veloce come il vento. In un campo ha sentito un concertino. Erano una cicala e un uccellino. Voi due che verso fate? Ho chiesto loro. Cip cip, frip frip, mi hanno risposto in coro. E tu che verso fai? Ho domandato a un cane che correva per di fiato. Lui con la lingua fuori, un po' affannato, mi ha detto bau e dopo se n'è andato. Un paperino e un'ape, in mezzo al prato, discutevano in modo un po' animato. Io non capivo niente, allora ho chiesto, che verso fate? E loro mi hanno risposto, con l'aria un po' seccata, zzz, qua qua. Di che cosa parlavano? Chissà. Che verso fai? Ho chiesto scioccamente a un pesce che guizzava in un torrente. Si è fermato a guardarmi per un po'. E che cosa pensasse, non lo so. Ma dopo essere stato ad osservarmi, plup, e se n'è andato senza salutarmi. Tra i sassi un bel serpente smeraldino si riscaldava al sole ogni mattino. Arrotolato come una ciambella, sembrava dire «Sì, la vita è bella!» «E tu che verso fai?» gli ho domandato. Lui ha fatto «Sì!» E io sono scappato! Nel pollaio c'è un bel pulcino nuovo e presto si aprirà anche un altro uovo. Il gallo e la mamma chioccia sono pimpanti. Che verso fate? Ho chiesto a tutti quanti. Chicchirichì! Cocococotè! Pio pio! Toc toc! Fa l'uovo. Ehi, ci sono anch'io! Cosa succede qui? Che cosa strana! Chi ha messo insieme tigre, gatto e rana? Ma che verso fate? Chiedo stupefatto. Miau! Risponde saltellando il gatto. Rar! Fa la tigre e ride e si dimena, mentre fa cra la rana sulla schiena. Una pecora, un grillo e un coniglino giocano al gioco del saltamartino. Beh, beh, dice la pecora e fa un salto. Cri cri, fa il grillo e salta anche più in alto. Ma il coniglietto, stanco di saltare, si ferma un po'. Croc croc, a rosicchiare. Una mucca pascolava in un prato. Un po' brucava, un po' prendeva fiato. E ogni volta che muoveva la testa, la campana dolon suonava a festa. Una mucca so già che verso fa. Lei fa muuu, mentre i corvi fanno cra. Se vuoi un consiglio, non chiedere mai a un pappagallo. Tu che verso fai? Perché è una cosa che lo fa arrabbiare, visto che crede di saper parlare. E dopo un po', presuntuoso com'è, che verso fai? Lo chiederebbe a te. Se ti è piaciuto questo video e desideri farmelo sapere, metti un like. Grazie e al prossimo video!